Buonasera, io eh, vorrei parlare al, a tutti gli italiani eh, di quello che mi è successo il giorno sabato 28 luglio 2007, che ritornavo dal lavoro da San Giorgio di piano e ritornando verso Bologna sono stato seguito e aggredito alla fine da un, uno che era uno scultore di nazionalità italiana e perché mi voleva superare dalla, sulla destra e cominciava a lamentarsi, a urlare e all'altezza del semaforo, quando il semaforo è rosso, si è fermato e continuava a insultarmi, dicendomi deficiente. Loro l'ho risposto, deficiente sei tu che mi vuoi superare sulla destra, che non si fa. Mi fa la corsia è doppia. E' ben vero che la corsia è doppia, allora super e stai, stai buono. Allora mi fa, voi africani mi state sul veramente sul... Dovete addirittura venire nel nostro paese ad insegnarsi come guidare la macchina. Adesso ti faccio vedere. Scende e parcheggia il motorino nelle, nelle strisce, proprio all'altezza dello sbocco della tangenziale per Casalecchio. Scende dallo scooter, viene nella mia macchina, perché siamo a era Rosso, viene nello sportello, senza dire niente cominciava a darmi dei colpi, dei pugni in faccia. Cioè io volevo uscire dalla macchina, però mi bloccavo lo sportello. E non c'è stato nessuno, nessuna reazione da parte del pubblico. Il semaforo era rosso, c'erano più di 20 macchine, 20 macchine dietro di me, non c'è stata nessuna reazione. Nessuno mi ha dato soccorso, nessuno mi ha aiutato. Mi sono, quando sono uscito dalla macchina, perché il semaforo alla fine è diventato verde, tutti classonavano classo, per andare via, ma non per fermarsi, per chiedermi se avessi bisogno o no. Allora io vorrei parlare con tutto il mondo, con tutto, tutti gli italiani presenti, chiunque avesse visto anche quell'aggressione, che si faccia vedere, che si faccia sentire anche. Veramente stiamo vivendo adesso a Bologna, Bologna è cambiato, io ci ho vissuto qua dieci anni, anche se poco, per qualche persona, anche se poco, Bologna sta diventando veramente una foresta, peggio di una foresta. Perché delle aggressioni dappertutto, che sia uomini, che siano delle donne, che siano omosessuali, che siano di, 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 di colore diverso. Allora vorrei chiedere a voi italiani, a, voi, a tutto, tutto il mondo che vive qua a Bologna, di cercare di aprire l'occhio anche gli avvocati de, eh, della strada che si fanno anche vivere, che si fanno sentire. Perché veramente continuando così finiremo a vivere la situazione che si vive ora come ora a Bronx in America. E non credo che sia veramente il momento, perché noi qua gli stranieri, tantissimi figli stanno crescendo e stanno anche sotto gli occhi tutte le aggressioni, le ingiurie e le ingiustizie che loro padre e madre stanno vivendo. Grazie mille, vi ringrazio.